Allora, sto facendo questo video, ma in realtà ancora devo montare e pubblicare i video fatti tipo 2 settimane fa, quindi beh, lo vedrete un po' in differita, oppure non lo so, li caricherò in modo senza, non lo so, cosa farò. Comunque, questo sarà il consueto video post Cosmo Prof. Quest'anno, lo dicevo su Instagram, non mi ricordo se l'ho detto anche qua. Comunque ero un pochino più motivata, avevo più voglia di andare, però sono stanca, nel senso che ero già all'una, ero già satura, satura, perché veramente ero satura. E quindi sì, allora ho fatto un giro, sono contenta assolutamente di essere andata. A parte un paio di cose che mi sono dispiaciute, ma questo in realtà non è che è una cosa di quest'anno, già l'anno scorso mi ricordo. Per il resto, dai, tutto sommato un giro comunque, per quanto mi riguarda, vale sempre la pena farlo. Solo che io, essendo che sono tanti anni che vado, sono 13 anni che vado, è chiaro che è diverso per me, no? Quindi vado molto veloce. Molto veloce, soprattutto perché sono da sola, quindi probabilmente anche per quello. Un po' mi penalizza sempre il fatto di non parlare fluentemente inglese, però c'è da dire una cosa, perché per esempio mi sono trovata con alcuni stand a riuscire comunque a Madonna, cioè, che è successo qua? Mi sono messa sul divano a riposare. Con alcune persone di alcuni stand sono riuscita a comunicare, a parte il fatto che io capisco generalmente quello che mi dicono, magari faccio più fatica a esprimermi io, però per quello che devo dire io in queste situazioni non è che devo sapere chissà cosa, infatti riesco abbastanza e generalmente gli altri mi vengono abbastanza incontro, diciamo, come capendo appunto della mia difficoltà. Esempio Beeline, che adesso vi dico. Altri invece, cioè, non ti vengono neanche incontro. Mi è successo in uno stand e lì mi è dispiaciuto perché è la marca Skin 1004, 104, si dirà. Dove invece, tipo, la tipa proprio, cioè, io gli ho detto: "Sorry for my English, bad English", però niente, lei proprio parlava veloce, cioè, niente, non, beh, ci è rimasto un po' male. Anche perché il marchio mi interessava parecchio, quindi vabbè, era uno dei pochi che mi interessava. Comunque, un giro vale sempre la pena farlo. Ho fatto una cosa veloce, ho speso comunque qualcosina, ho preso delle. Però sono più le cose che ho comprato che quelle che mi hanno regalato. Anzi, a onor del vero, ma perché mi sono fermata anche poco io, vi dico la verità. A onor del vero, le cose che mi hanno regalato, a parte un brand, ma perché già lo sapevo, c'ero già andata perché ero stata invitata. Le altre cose sono campioncini, cioè nulla di che. Però un paio di brand interessanti li ho scoperti. Allora, iniziamo con. Vabbè, questo ve lo faccio vedere neanche perché me l'hanno letteralmente tirato in braccio, cioè tipo tieni così. Vabbè, sì, ci sono delle bustine dentro, un marchio greco, Garden, ma non vi so dire nulla perché me l'hanno letteralmente. Alcuni fanno veramente così, eh. Allora, sono andata allo stand Nashi, me lo sono trovata davanti, non l'ho cercato di proposito, e ho preso un paio di cose, me l'ha messa qua, ah sì, pensavo l'avesse buttata, no, non sapevo, cioè, sapevo della registrazione perché c'è ogni anno, non l'avevo fatta, l'ho fatta lì sul momento. Allora, quello che ho comprato io è il profumo, spero di non essermi pentita, spero di non pentirmene, anzi adesso me lo spruzzo perché. Ero molto indecisa perché lì c'erano diversi prodotti nuovi. Nashi è un profumo fantastico in generale. C'era il profumo per la casa, cioè era un profumo che si spruzza però così, ma sembrava un profumo normale. Quindi me lo sono spruzzato qua. Oh, ragazzi, aveva una resa buonissima. Infatti, secondo me avrei dovuto prendere quello. Vabbè, comunque, poi scopro, provo anche la Body Mist. E anche lì forse avrei potuto prendere quella, anche se mi è caduta una cosa, vabbè. E comunque alla fine mi sono fatta convincere dall'essenza che alla prima spruzzata mi è piaciuto tantissimo e dopo un po' che secondo me rischia di essere troppo per me, perché sei un po' intenso, però quanto è bello il packaging top. E il profumo, allora faccio una spruzzatina, stop, spettacolare, spettacolare. Vediamo come diventa dopo. Spero non mi dia nausea perché questo è veramente il mio più grande timore. Comunque, questo scontato 40 euro. 40 euro.
E poi l'altra cosa che ho comprato, mamma mia, dico, una spruzzata, uno spruzzo direi che è più che sufficiente. E poi ho comprato la crema mani perché mi serviva la crema mani. Ah, c'è il coso, vabbè, questa è nuova, More Chains Hand Balm. Mi hanno detto che ha la stessa profumazione, dovrebbe essere più idratante. Ah, sono riuscita ad aprirla. La provo subito perché mi serve. Perché incredibile, ero convinta di avere almeno due o tre creme mani, invece ero senza creme mani. Quel profumo comunque è veramente impegnativo. Guarda, il resto c'è scritto perché è una essenza, non uno de parfum, quindi è un po' più intenso. Sì, la crema è buona, anche se secondo me l'altra che io avevo usato era più intensa. Comunque, le novità che hanno presentato erano appunto quelle per il corpo e c'era la Body Mist. Secondo me, io già lo so che mi piacerà di più questa. Alla fine la comprerò perché a Bologna c'è il negozio. Lady Rich, la crema corpo e lo shower oil. Questi sono curiosissima di provarla. Avevo timore mi dessero i soliti campioncini con l'olio, lo shampoo e il balsamo, che per carità, sempre accettati. Però li ho usati un sacco di volte. Però vabbè, mi hanno dato comunque questo, il campioncino e shampoo. E questo che è una crema. Sì, una crema viso, direi. Perché hanno anche la linea skincare. E questi sono gli acquisti che ho fatto da Nashi. Profumo, ragazzi, tanta roba. Tanta roba. Qua non, sì, non mi sono potuta rendere conto, secondo me. Secondo me con una spruzzata di queste pure per casa. Vabbè. Prima, in realtà, la prima cosa da cui sono passata è Davines, che io ero convintissima d'essere lo shampoo. Invece, questo qua è un trattamento, non è uno shampoo, perché vi fanno fare un test. Voi dall'app vi registrate, descrivete un po' la vostra situazione. Basta roba qua, comunque. E poi cosa succede praticamente? Che vi fanno questo mix, quindi questo è un trattamento post shampoo, sui capelli tamponati si applica e in particolare io ho scelto quello che cercavo io era volume e lucentezza. E quindi cosa succede? Che hanno mischiato, aggiunto al prodotto questo trattamento il booster lucentezza e quindi sì, praticamente a mo' di balsamo, loro dicono. Capelli tamponati, sì, più o meno. Vediamo, lo proverò perché sono curiosa. Il profumo buonissimo. Poi, gli altri acquisti che ho fatto, perché poi mi sa che basta, sono gli unici altri acquisti. Da Inglot ho speso un po'. Il ragazzo che è stato carinissimo aveva sbagliato, mi aveva battuto due volte il correttore. Spoiler, ho preso un correttore. Vabbè, poi me l'avete dato i soldi, quindi è stato. Avevo pagato con la carta. Comunque, ah, c'è anche un campioncino, ma non so di cosa. Questo è. Ah, è una protezione solare. Ultimate Day Protection Face Cream. No, non c'è scritto SPF. Boh, vabbè, campioncino di crema. Cosa ho preso? Allora, ero andata per due cose. La prima, questo gloss, dove sei? Dovrebbe essere lui, Me Like Volumizing Gloss. Credo sia lui, no? Sì. Ah, sì, mi è venuto il dubbio. Allora, questo qua l'avevo visto da Michelinia e sulla carta somigliava molto a quello che mi piace tanto di Clarins. Secondo me, quello di Clarins è ancora più bello. Se riesco ad aprirlo, adesso lo voglio provare. Benissimo, ho le mani. Non riesco ad aprirlo, ragazzi. Incredibile. No, adesso a parte che avevo le mani scivolose, ma è vuoto? Guardate. What? Lo provo in diretta con voi. No, bellissimo. Bellissimo. Questo in video rende di più di quello Clarence. Quello di Clarence dal vivo è più bello di come risulta in video. Bellissimo. Molto bello. Adesso con voi, mentre parlo, vi dico se diventa insopportabile, ma non credo, già dalla consistenza si capisce, come un prodotto recente che ho preso di Huda Beauty. Ne parleremo in un video. Vabbè, chi è nel gruppo Telegram già sa, però è una novità di Huda Beauty. Comunque, poi ho preso l'altra cosa che, diciamo, per cui ero andata, sono due ombretti, cioè in realtà ne cercavo uno. Però tendenzialmente volevo degli ombretti freddissimi di 1-2 tonalità medio chiare. Perché mi sto dannando perché tutti poi alla fine addosso si raffreddano. E ho preso questo che è il 337 e questo
le palette già ce le avevo, quindi non mi servivano. E questo che è il 300, non mi esiste, spero me l'abbia dati giusti, 360. Ora questo in video io lo vedo caldo, dal vivo lo vedo freddo, speriamo, speriamo bene, perché guardate, cioè finito l'ombretto, adesso ce l'ho ancora perché ce l'ho nella palette di Natasha Denona. Io ho ombretti in transizione freddi, stamattina non so quanta roba ho mischiato per alla fine per fare sta roba qua. Comunque, speriamo bene. Poi ho preso un altro gloss, ma perché allora, gli altri non è che l'abbia pagati pochissimo. Sì, sì, c'era lo sconto 20%, ma non era solo che sconto. Cioè per dire che poi vi hanno dato il voucher col 25% che vale fino al 30 maggio. Quindi se danno diritto allo sconto sullo store online... su tutti i prodotti non in promozione sul sito ufficiale. Bah, non so cosa potrei desiderare dal loro sito, ma chi lo sa. Ho preso quest'altro gloss solo perché era scontato a 7 euro, mentre quello l'ho pagato un po' di più. Vi dico quanto l'ho pagato il gloss. 14 euro l'ho pagato quel gloss lì. Ho preso questo che mi ricorda, anche se questo ha qualche brillantino, il prodotto che vi boccerò di Huda Beauty. È stata una ragazza a consigliarmelo perché mi fa: guarda questo qua, non lo guarda nessuno, ma visto che tu stai prendendo tutte cose freddissime, è più bello dal vivo che in, cioè dal vivo che in video questo qua. Vabbè, diciamo che costando 7 euro mi sono fatta convincere facilmente. Poi ho preso il correttore, questo qua, anche se ero attratta dall'altro, che non mi ricordo il nome, ma la texture poi dal vivo non mi convinceva. Questo è l'Under Eye Concealer, mi sembrava più azzeccato. Vedremo. Ho preso il colore, perché non li scrivono facilmente trovabili? Cioè, boh, 96 credo. Comunque, ah, il packaging è fatto così. Così, siccome mi serviva un correttore, che ne ho presi tipo 3 o 4 ultimamente, alcuni voi non li avete ancora neanche visti. Vabbè, l'ultima cosa, avevo preso un terzo ombretto, però poi lui mi ha intrigato perché era veramente carino sto ragazzo, super gentile, l'ho sentito spontaneo. L'ho visto veramente entusiasta del mascara e quindi mi ha detto: guarda, questo è il miglior mascara... Sì, non lo so, mi è sembrato sincero, quindi gli ho voluto credere, se no lo vado a cercare. Quindi ho tolto un ombretto che poi ho tolto, cioè costava poco l'ombretto, e ho preso il mascara. Gli ombretti 7 euro, il mascara 18, era novità di fiera e l'ho preso. Sì, diciamo che ecco, sono finiti gli acquisti. Per il resto, allora, questo sono rimasta di merda. Perché no, beh, alla fine no, però vedo il nome, è Eolia, quindi mi brillano gli occhi. Ho detto: ma vuoi vedere che c'è un marchio eoliano? No, in realtà sono, vengono dalla Grecia e va bene, pazienza. Però mi ha dato dei campioncini e tra l'altro mi sono accorta poi guardando che questi campioncini sono, a parte questo che è un burro corpo, gli altri sono tutti contorno occhi, quindi secondo me, visto che sono la stessa cosa, riesco a provarlo per un bel po'. E quindi dai, almeno questo vale la pena provarlo. Multi Action Supreme Concentrated Eye Cream. Sì, sono tutti e tre uguali, meglio. Peccato, cioè sono rimasta un po' così. Poi ho visto, sai questo è il sacchetto, no? Vabbè, poi ve lo dico appena trovo il sacchetto, che vi racconto un altro aneddoto. Poi mi sono fermata invece in questo stand, ma mi ha attirato la bellezza dello stand, dico la verità. Poi andando a guardare di dove erano, mi accorgo che sono di Cadriano qua, di Granarolo, quindi sono autoctoni. E quindi mi sono fermata perché mi incuriosiva. È una linea molto interessante, hanno tutto, che c'è tutto, capelli, skincare, tutto. Si chiamano Sendo. Ed è una linea naturale, mi è sembrata, diciamo, strizzasse l'occhio ai saloni da parrucchiere, insomma, un po' mi ha ricordato un po' Away, Organic Way, che pure quelli sono della stessa zona, non è che sono totalmente le spoglie, cioè il packaging no, però sono veramente dello stesso posto, quindi bah, potrebbero anche essere della stessa cosa. E insomma c'erano dei campioni, non so, allora, interessante, shampoo e balsamo, shampoo protezione colore e balsamo protezione colore, questo è detergente mani e corpo, latte corpo, crema viso. Beh dai, i campioni questi li provo molto volentieri, più che altro mi ha incuriosito il fatto che fossero qua dei dintorni.
Ah, comunque ho tagliato i capelli. Ma questo è un altro capitolo a parte. Vabbè, magari in un Get Ready With Me vi racconto questa esperienza. Perché io la mia prescia di andare dal parrucchiere quando mi viene in testa sta roba. Perché non volevo, avevo capelli un po' così, anche il colore, e non volevo andare al Cosmo Prof con capelli di merda. Niente, questo non so. Cioè, anche questa è una di quelle shopper che mi hanno lanciato addosso praticamente. Poi, vabbè, la shopper di El Royale me la sono fatta dare io perché mi piace sempre un sacco, quindi questa me la sono fatta dare io. Cartina sempre molto utile. El Royale non ho visto neanche se ci fossero dei campioni dentro, a parte le locandine qua. Sì, ah, vabbè, c'è la maschera. C'è la maschera, loro sono coreani? Sì, made in Co cioè la maschera è made in Corea, ma credo anche il marchio. Beh, questo non me l'ero neanche accorto perché anche loro mi hanno dato la busta. Però lì mi sono avvicinata io perché la volevo. E invece per il 13° anno non sono riuscita a prendere la shopper di Flormar. Niente, ogni volta che arrivo io lì non le danno. C'era anche, cos'era caduto? C'era anche il portachiavi profumato, mi hanno detto. Quindi carino, molto carino, questo l'hanno regalato loro. Ecco, quando vi dicevo che sono riuscita a parlare con alcuni e con altri no, quelli di Bizline sono sempre super super carini. Quanti anni sono che vi parlo di Bizline? È un marchio libanese, del Libano, di cui amo il burro cacao. Me l'hanno dato uno, questo non l'ho mai provato, questo è alla vaniglia. Vediamo il profumo, perché non amo di solito la vaniglia, ma magari. No, vabbè, buonissimo. Allora mi ha promesso che poi mi scrive perché io veramente ho detto: guarda, io amo tantissimo il vostro lip balm. Immaginate come, no, dai, secondo me sono riuscita anche a mettere in fila delle frasi di senso compiuto e corrette. Però ho detto: dove si può acquistare? Perché lei mi diceva: poi ti scrivo, ti contatto. Ho detto: sì, ma mi interessa sapere anche per magari se i miei follower, per i miei followers, mi è fatto troppo strano dire sta cosa. Comunque io li amo. E poi ho trovato sta ragazza così carina che mi ha fatto amare ancora di più il marchio. Poi qua cosa ho? Ah, questi qua. Questa è la busta, sì. Ah, questa marca qui, anche questa la shopper mi piace tanto, che è di tessuto. Questa marca, Synergy Therm, che se non erro è quella che vendono da Douglas, perché loro sono distribuiti lì, ma io non ci vado quasi mai, quindi non lo sapevo, devo dire la verità. Ecco, loro me lo. Ma c'è un sacco di roba qua dentro. No, ragazzi, non me l'ho resa conto. Ma c'è un botto di roba qua dentro. A parte bustine, no, questo me ne sto rendendo conto adesso. Beh, bellissimo. Bellissimo. C'è un'acqua termale, perché ecco, il loro principio è questo. Sono tutte a base di acqua termale i prodotti. Vediamo le full size. Allora, mini acqua termale, fantastica. Poi, siero idratante al triplo acido ialuronico. Poi, tutto un sacco di bustine. Ma credo, secondo me, c'è un campione di ogni prodotto della linea, secondo me. Perché sono tantissimi. No, questo dai, voglio fare una prova seria. Li voglio provare tutti. Assolutamente. Li provo tutti. C'è anche un tonico esfoliante. Fico. No, fico, fico. Poi, no, questa mi fa ridere. Una ragazza mi ha fermato, mi fa: ti posso regalare uno smalto? Se proprio insisti. Però, sì, un colore un po'. Ma vediamo. La marca è Kinetics. Ah, ecco, adesso parliamo. Beh, allora è un viola quaresima, dico io. Insomma, non è che mi faccia impazzire come colore. Ecco, le due cose che mi sono dispiaciute, ma già è dall'anno scorso, se non addirittura 2 anni fa, che è così. Allora, Nile World, quindi tutto il 36, dove c'erano prima tutti i marchi di unghie, non c'è più niente. Cioè, c'erano. Non ho visto un solo marchio famoso, cioè di quelli più grossi di unghie, per esempio. Zero, infatti ci sono roba rimasta, sinceramente. Anche perché magari poteva essere comodo, entri lì se ti servono delle cose. Sì, qualcuno c'è, ripeto, ma erano tutte robe un po' così. E poi il 34, dove prima c'era appunto lo shop per i capelli, ma non solo, non c'era più niente. Era un padiglione cinese. Però non puntava allo shopping, quindi non. Insomma, volevo comprare qualcosina lì, ma a volte sapete, mollette, ciappini, cose così, ma niente. È un po' così sta cosa. Vabbè, comunque, sono rimasta sorpresa, non avevo capito che c'era tutta sta roba dentro.
Va bene. A me per dire, ma avevano scritto quelli di BeSelfie, che ti ricordo l'anno scorso, che poi ho fatto anche il video sul prodotto che mi hanno dato. Onestamente non sono voluta andare, vi dico la verità. Perché, boh, non mi è piaciuto, quindi mi sembrava un po' assurdo andare lì. Ma non, no. Niente. Poi, sono passato, ho visto lo stand di LPDO, che è un marchio, per chi non lo conosce, di profumi equivalenti, ma equivalenti di nicchia. Cioè, loro fanno dei profumi ispirati moltissimo a profumi di nicchia, cioè di quelli costosi. A parte, cioè, forse quelli meno costosi sono quelli di Tom Ford, per dirne uno. Comunque il gloss è bellissimo, molto confortevole, mi piace. Meno male. Quindi io già avevo provato qualcosa. Allora, intanto, vabbè, un mio ex usava Fleur Noir, che è il dupe di Black Orchid di Tom Ford. Io avevo acquistato sul loro sito il kit con 15 campioni, 15 mi sembra, però a parte uno forse erano tutti troppo forti. Allora ho chiesto, ce ne sono altri che magari non ci sono in quel kit, che magari non ho sentito, e effettivamente ne erano usciti tre nuovi. E questo era l'unico che mi aveva attirato. Poi, se guardo la piramide olfattiva, non è per il profumo per me, però lo devo provare sulla pelle per vedere, perché così mi piaciucchiava. E si chiama La Nuit Blanche, e so da Francesca, una ragazza del gruppo Telegram, che è la copia di Bianco Latte di... Non mi ricordo il nome della marca, del brand, comunque di quello. E poi vedremo. Comunque la nota di testa, caramello e latte. Capito? Cioè, cose dolci. Però io l'ho sentito dal vivo, così vedremo. Note di cuore, miele, fava tonka. Note di fondo, vaniglia, muschio bianco. Forse è il muschio bianco che mi ha... mi piace il muschio bianco, quindi vedremo. Poi vabbè, qua la locandina di Skin 104, ma... Sono rimasta di merda, ma il marchio merita perché è veramente bello. E ultimo, non per importanza, anzi, l'unico che, insomma, non l'unico, anche quell'altro lì. Equilibra, che come aveva scritto Patrizia, la PR, prima per invitarmi, ringrazio tantissimo, mi ha dato tutte le novità. Allora, io voglio sentire, perché lì c'era un po' di casino, ragazzi. Io non ho mai visto il Cosmoprof di giovedì così pieno, neanche il sabato. Cioè, il sabato c'è di solito sto casino. Boh. Allora, la crema, c'è, cioè, il burro corpo alla rosa. Vediamo il profumo, perché lei mi ha detto essere buonissimo. Allora, aspetta, perché ho sentito così. No, vabbè, sulla pelle manco si sente. La consistenza è molto bella del burro, eh. La consistenza mi piace moltissimo, mi ricorda un po' più o meno la consistenza del burro di Sol de Janeiro, quello boom boom. No, forse leggermente diverso, però vabbè sì, comunque è questo. Poi, sempre della linea La Rosa, l'idratante, la crema corpo e l'olio corpo, di questi qua. A me durano un sacco queste cose qua, eh. Sto iniziando a usare, tanto tra poco sarà... Di nuovo, cioè, ci vorrà, le gambe d'estate mi diventano super aride. Questo qua, olio spray cellulite della linea L'Aloe, che è un bifasico che va shakerato. Questo non ho sentito il profumo. Sì, è proprio bifasico. No, questo è buonissimo. È più probabile che mi metta questo anche solo per il profumo. Non so i principi attivi, però vi farò sapere. Attivo vegetale da microalga, ippocastano, olio di lentisco, olio di vinaccioli, edera. Boh, vedremo, sapete, cioè, questo è il tipo di prodotto che magari più che altro vi dà un aspetto più tonico alla pelle, ecco, questo riesce a fare. E poi questo che li proverò quanto prima, che sono i patch occhi alla rosa, sempre, vedremo un po'. Basta ragazzi, questo è stato il mio Cosmo Prof. Ripeto, alla fine un giretto vale sempre la pena farlo. Qualcosa di nuovo viene fuori, magari così. Quest'anno forse è la prima volta che, a parte, vabbè, Patrizia, non ho incontrato nessuno. Solitamente incontro sempre qualcuno che conosco in giro degli anni passati. Sto giro no, ma c'era veramente, veramente, veramente un bordello. Sono stanchina. Vado a riposarmi, sì, perché adesso oggi dovrebbe essere il mio giorno di riposo, ma 10 km ho fatto alla fine. Appena ho visto che stavo per raggiungere 10 km, ho detto fammi tornare perché sennò...
Domani veramente mi serve, non lo so che cosa mi serve. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!